Luigino Di Maio, fino a 3 anni fa, non aveva neanche la denuncia dei redditi, guadagnava zero perché non lavorava. Adesso ha un ottimo stipendio. Non avevano sparato a zero contro quelli che vivevano di politica. E tu di che vivi? Li abbiamo visti appollaiati sui trespoli il Di Battista, il Luigino Di Maio e il Fico. Ecco, Luigino Di Maio, il Chierichetto, Fico il Moscio, ovviamente. E l'emergente Di Battista detto Dibba, il Gallo Cedrone, diciamo, ognuno ha trovato adesso il suo ruolo in commedia. Sono tre mezze pippe che quando si sono candidati con la loro faccia, non 50 anni fa, 3-4 anni fa, sono stati bocciati tutti quanti. Ognuno vorrebbe accoltellare alla schiena l'altro, falsi come Giuda. Però in pubblico, baci a baci, che vi possano ammazzare tutti quanti. Abbiamo definito, elaborato il piano per la sicurezza della zona rossa del Vesuvio. Un piano di evacuazione di 700.000 persone nell'arco di 72 ore. 500 autobus, 250 treni, una di quelle cose da far tremare i polsi. Ovviamente, siccome siamo in Campania, a Napoli, siamo tutti autorizzati a toccare ferro, corni di corallo e vari altri oggetti, animati e inanimati. E inanimati. E io Buonasera. tocco ferro. Buonasera, Io chiamo Presidente Dru. ferro, Sì, corna, sì. bicorna, Buonasera. zampa di coniglio, Sì, va bene, abbiamo capito che vuole fare aglia, aglio, anche l'aglio. fravaglia, Sì, fravaglio. fattura che non quaglia. Sì, va, a tutto proprio, sì. Ferro di travaglio, Però quello di fare il tocca cavallo. legno, Sì. tocca al gobbo, Sì, ma non... tira fuori un Basta. coniglio buffo, Addirittura coniglio. butta il sale dietro le No, spalle, sì, è ma questo anche tipo. davanti Sì. alle No, no, spalle, no, la davanti prego, sì. l'acqua benedetta che Sì, non si sa acqua, mai, senta, ma lei è vera... zampa di gallina, Mamma mia. aglio, Senta, fravaglia, telefono in questura. Presidente De Luca, senta, lei è veramente così superstizioso per una possibile eruzione del Vesuvio? Ma quale Vesuvio? Ah, Il Vesuvio è una quisquilia, ah. un mortaretto. E Il allora, Vesuvio è sì. una collinetta con sopra una borsa dell'acqua calda. Ah, ma allora di che cosa sta parlando, Di scusi? quella iattura ambulante che io ho paura anche a nominare, Mamma diciamo. mia, così. Io lo dico, Ma sì, mi certo. tocco. Vabbè, anche Al senza... mio tre, tocchiamoci No, tutti ma lasci sta, insieme. ma lasci sta, Le lasci... signore approfittino del vicino di sedia. No, 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 ovviamente Al no. mio tre, No. uno, due, No. tre, Di Maio. Oddio, l'ho detto. È morto qualcuno. No, Si è no, aperta una voragine, no, no. si è squagliato il Monte Non Bianco. esageri, ma no, non è un bel Di modo di Maio, attaccare. Di Maio. Sì, è un... Personaggetti. Va bene. Si aggirava nel tratto di fogna Ma lasci stare, che ma va non lo... dal tombino di Piazza Plebiscito Sì. alla discarica di Chiaiano, Però se potesse non fino a insultarlo. quando i topi non l'hanno buttato fuori perché degradava l'ambiente. Guardi che non è bello insultare gli Ma avversari di che politici. vive questo supposto Di E di Maio? cosa vuole che Di viva? politica politicante. Sì, va Non bene. aveva reddito. È E ora, giovane. grazie ai 5 Stelle, alla Marcegaglia come Colf che gli stira le No, camicie. non esageri, io adesso Ma capisco. nonostante Sì. questo, Di Maio resta un incapace, Va non è bene. neanche in grado di mangiare da solo. Ma non è Quando vero. mangia, quello mangia tenendo la bocca spalancata, Ma non è vero. aspettando che delle falene, Ma no. scambiando l'orifizio orale per un buco di un albero, Sì. ci vadano Ma dentro. guardi, io non sarei così duro con gli avversari politici, non è il caso. Io, e quando mai? No, Io voglio dire. rispetto e li stimo, Oh, queste mezze pippe. ecco, vede che poi però. No. Perché c'è solo una sciagura più grande di Di Maio. Basta con E questa. Di Maio insieme a Fico e a Di Battista, Sì, va bene. detto Dibba, Sì, lo chiamano al Dibba. mio tre, ritocchiamoci No, no, tutti. e basta. Uno, due No, e no, tre. no, no. Lo capisce con chi abbiamo a che fare nella politica odierna, con Lei, questi ma... tre esseri inutili come il cartello tirare su Sì, una ma... porta automatica. Può alzare il livello. Tre Possiamo parlare... miracolati che di Sì. più, che per di più si Ho odiano. capito, sì. Tu li vedi in pubblico baci e abbracci, Sì, va ma bene, ma... quando fanno le cene tra di loro si portano il cibo da casa per paura di essere Ma avvelenati. allora, se, allora di, si dice che ci siano degli attriti, però sono illazioni, no? Illazioni. Possiamo parlare Si invece più di... manomettono
l'un l'altro i freni dell'auto. Ma non è vero, non... Si narra che i capi dell'ISIS, quando Di Maio, Di Battista e Fico sono in televisione, vadano a chiudere gli occhi ai kamikaze per non farli impressionare. Ma perché deve esagerare? E questi non dovrebbero governare l'Italia. Sì, vabbè, che ma... Che li possano ammazzare tutti qua. Ecco, no, questa è un'espressione violenta. Questa... Ma quale violenta? No, no, ecco. È un modo di dire di noi è del sud, affettuoso. No, non è affettuoso. Quando il padre porta a letto il figlio, gli fa una carezza e gli dice buonanotte, piccolo mio, fai sogni d'oro e che ti possano ammazzare. No, non credo, guardi, non è affettuoso, anzi è una quindi nei confronti di quei tre io solo del sincero affetto. Ok, questo è bello, bravo. Oh, benissimo. Certo che... Che cosa? No, dico. No, ma... Metti che mentre Di Maio è al bar, pronto a mordere il babà, un umariuolo sposta i binari del tram. No, ma lasci sta, non, che dividendo la linea accidentalmente porti il mezzo con tutta la velocità possibile contro Di Maio, ma no, che invece di addentare il babà si trova ad addentare la scocca ferrigna del tram. Ecco, ma perché io alzo le mani che lo possano ammazzare. E no, vede ancora, ma no, allora non si augura il male a nessuno. Ma quale detto... male? No. Io glielo ho detto, un modo di dire del sud. Ma non è vero. Dalle nostre parti anche il prete dice, la messa è finita, andate in pace, che vi possano ammazzare tutti. Ma non è vero, non è vero. Ha detto prima che c'era dell'affetto. Certo che. Cosa? No, no, no. No. Se mentre Di Maio sta uscendo dalla tintoria con le grucce. Sì. Ha presente quello in fil di ferro in mano. Ma no, è una saetta proveniente dal cielo. No, ma si scagliasse con i suoi 1,21 gigawatt di elettricità sul corpo di Di Maio attraverso la gruccia. No, è brutto. Ma a scanso di equivici, anche un orso scappato dallo zoo si avventasse su Di Maio. Io alzo le mani e nell'alzare le mani vi presento il mio libretto. Cosa? 101 cosa? Modi per ammazzare accidentalmente Di Maio. Vabbè, ma scusi. Non deve esagerare. Beva. Non esageri, senta, diciamolo. Allora, lei ce l'ha con Di Maio anche perché sul referendum, no, voi la vedete in maniera opposta, no? Di Maio è nel fronte del no. Il fronte detto del no. Sì, si chiama fronte del no, no? Quelli, tutti quelli che sono... Cosa c'è? Rido. Rido amaro, perché? Ma rido. Ma perché? Questi del cosiddetto fronte del no. Sì. Ingrati. Perché non hanno riconoscenza per me. Cosa che ho portato in campagna il concetto di fronte. Ma cosa? No, ma non cominci adesso a inventare... Prima di me, sì. Qui, l'attaccatura dei capelli partiva dalle sopracciglia. Ma guardi, non è vero, lei ha fatto molte immagini la frustrazione dei membri del fan club di Rambo. Perché? Che senza fronte si mettevano la fascia sugli occhi. Ah, certo, certo. E per questo hanno dovuto cambiare la ragione sociale in club, amici della mosca cieca. Ma guardi, senta... Per non parlare di chi si azzardava a cantare «Oh, sole mio!» Perché? Al momento del verso «Sta in fronte a te», non sapendo cosa dire, si bloccavano sullo «Sta a...» Certo. I karaoke partenopei sono ancora pieni di poveri disgraziati con gli occhiali allucinati che si chiedono ma sto sole dove cazzo sta? Senta, possiamo cambiare argomento, no? Allora, parliamo invece del Vesuvio. Lei ha dichiarato che il piano di evacuazione metterà in salvo 700.000 cittadini in 72 ore, ma come saranno organizzate queste operazioni? Io non so se ha capito i numeri, 700.000 persone in 72 ore. No, ma infatti è una cosa un molto... milione in 92 ore. Sì, certo. 6 miliardi in un weekend. Vabbè, ma non ci sono per tanto 6 miliardi. Per rispetto al piano di evacuazione campano, all'esodo dell'intero popolo ebraico nella Bibbia, ora dovrebbe chiamarsi Gita di Pasquetta. No, vabbè, però adesso... Le operazioni di evacuazione diventeranno il vero. Bevo. Beva. Così che stava dicendo... Le operazioni d'evacuazione diventeranno il vero simbolo di questa regione. Addirittura. Se lei chiederà a un abitante di Bangkok cos'è Napoli, la risponderà pizza, mandolina e piani d'evacuazione del Vesuvio. Certo. Ammesso che nomini la pizza. Ma, però come sarà organizzato? No, perché abbiamo letto di 500 bus, 220 treni. Io mi pregio di ricordare che oltre all'autobus, che è un numero che non dice niente, non aggiunge niente alla guida, la vera chicca è che ci saranno Vettel, Hamilton e Raikkonen che guideranno a guidare i camion e nell'occasione pure Niki Lauda tornerà al volante. Quando ci sarà l'esplosione vulcanica, i campani saranno sotto il Vesuvio a dire cosa? Alla buon'ora, signora Lava, è da mo' che aspettiamo. Andrea Zalone.